un binomio inscindibile, sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare. Accanto a me Fabrizio Scatà, segretario nazionale FAI e CISL. Qual è il binomio tra sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare? È importante, perché la sicurezza sul lavoro intanto riguarda anche la qualità del lavoro, quindi la sicurezza è una cosa importante in settori come la pesca, in tanti settori come quello agricolo nel suo complesso, ma parliamo di pesca, è importante, sapendo che intanto nel settore della pesca ancora vige un decreto, due decreti, il 271 e il 272, che non sono stati decreti che hanno poi modificati con la legge 81 sulla sicurezza, quindi c'è bisogno di fare in modo che ci sia una norma legislativa specifica per il settore, mi auguro quanto prima. Il sindacato a livello nazionale sta affrontando questi temi, e all'interno della sicurezza c'è indubbiamente anche le questioni che riguardano il modo con cui si lavora e soprattutto la tutela del lavoratore, che messo in questa condizione è indubbio si troverà meglio anche per la qualità dei prodotti, per fare in modo che ci sia una condizione di sicurezza alimentare che provenga da una professionalità acquisita dai molti lavoratori di questo settore, che nei mercati è essenziale per fare in modo che ci siano delle economie importanti, dei redditi e dell'occupazione ulteriore, che nella pesca dovrà indubbiamente crescere, e dovrà crescere perché la pesca è importante, anche se il numero di addetti in Italia può essere un numero per qualcuno esiguo, intorno ai 25-30 mila, però è un fatto non solo occupazionale, è un fatto economico e culturale, perché è bagnata la nostra Italia da 14 regioni dal mare, quindi è un fatto importante. Accanto a me Giovanni Didia, coordinatore settore pesca FLAI CGL Sicilia. Allora, qual è il binomio quindi che accomuna la sicurezza sul lavoro e la sicurezza alimentare? Io penso che sia un binomio imprescindibile rispetto al tipo di settore e rispetto al tipo di prodotto che noi trattiamo. Anche se la pesca è uno dei mestieri più antichi del mondo, però soffre di poca conoscenza di come è strutturata all'interno delle istituzioni. Quindi molto spesso le norme che insistono in questo settore per regolare sia la sicurezza alimentare che la sicurezza a bordo, quindi per i lavoratori, vengono viste più rispetto alla questione del traffico marittimo, rispetto alla questione crocieristica, e non rispetto proprio al tipo di lavoro che si fa sui motopesca. Lavoro che è complicato anche nel disciplinarsi, perché rispetto al tipo di pesca che si fa, e quindi o pesca ravvicinata o pesca d'altura, ci sono tipi di attrezzi ed equipaggi che vengono composti in maniera differente, quindi con problemi di sicurezza che sono per carattere generale molto simili, ma nello specifico dovrebbero essere sottoposto a una legislazione molto più specifica, e quindi tutelare ancora meglio sia il posto di lavoro che i consumatori, che attraverso un'etichettatura molto più semplice, che possa essere riconosciuto immediatamente il pesce del Mediterraneo anziché il pesce che viene pescato in altri settori, potrebbe far sì che le massaie italiane lì hanno la possibilità e la scelta di verificare l'alimento e scegliere quale alimento poter fare mangiare ai propri familiari. Accanto a me Gaetano Pensabene, segretario generale UILA UIL Sicilia. Quello di oggi è un incontro molto importante, si parla di lavoro, si parla di sicurezza sul lavoro, certo, e all'interno di esso anche la sicurezza alimentare. Soprattutto perché noi, come dice il titolo, noi colleghiamo alla sicurezza alimentare la sicurezza sui posti di lavoro, così come nell'agroalimentare non vi può essere una produzione di qualità se contestualmente non c'è anche una qualità del lavoro. Vedete, la sicurezza implica dei valori, il concetto sia di qualità che di sicurezza, che significa professionalità, esperienza, attaccamento, amore, e queste nascono dal lavoro, cioè riteniamo assolutamente impensabile che si possa rivendicare o applicare un criterio di parlare di sicurezza se questo non è collegato anche a tutta la partita del lavoro, che poi spesso è il grande assente. In tutto questo è importante appunto anche l'informazione a riguardo, quindi il lavoratore deve sapere anche come comportarsi. Non c'è assolutamente dubbio, ma soprattutto abbiamo l'esigenza di comunicare con i consumatori. Per esempio, io sono uno convintissimo che in Sicilia noi abbiamo delle condizioni ottimali e che i nostri prodotti sono fortemente salubri e sicuri, però questo non basta.
Il mercato da solo non basta a garantire tutto questo, occorre invece che ci siano delle iniziative a livello territoriale, a livello istituzionale, a livello di raccordo con l'intera filiera da cui traspare con grande chiarezza che ci stiamo muovendo in questa direzione che poi è il vero valore aggiunto delle nostre produzioni.